Ragazzi, che dire? Semplicemente grazie. Vi dico grazie a tutti perché oggi, cos'è oggi? 12 ottobre, il canale YouTube supera i 10.000 iscritti. E quindi vorrei stringere la mano a tutti voi, vorrei dirvi grazie a tutti voi perché se il canale YouTube ha raggiunto questi numeri, è solo grazie a voi, ovviamente. Siete voi che vi iscrivete al canale e siete voi che lo seguite, siete voi che lo ritenete interessante, utile e quindi continuerò su questa strada. Ringrazio tutti quelli che nel loro piccolo hanno contribuito con richieste, domande che sono servite per scaturire la voglia di fare un video dimostrativo, un video per spiegare appunto l'argomento. Quindi io vi ringrazio ancora tantissimo, sono contentissimo di aver raggiunto questo obiettivo, ma ribadisco che il mio non è un obiettivo di raggiungere numeri, ok? Che siano uno, che siano 10.000 gli iscritti, non mi interessa, anche perché comunque i video può vederli chiunque, anche chi non è iscritto. Lo scopo è quello di informarvi, di creare una grandissima, enorme famiglia ornitologica di appassionati, perché questa comunque rimane pur sempre una passione, per quanto mi riguarda rimane e rimarrà sempre passione e non competizione. Quindi ringrazio questi 10.000 iscritti che seguono il canale con molto interesse in continuazione. Essendo iscritti ricevono le notifiche di nuovi video. Chi segue comunque i video senza essere iscritto ma vuole essere aggiornato si iscriva pure oppure che non lo faccia, non è fondamentale, non è indispensabile. L'importante è che comunque i video rimangono di interesse. Colgo l'occasione per ricordarvi le mostre in cui sarò presente qui nella mia zona, Monza Bergamo. Allora, la prima mostra che ci sarà è il weekend 13 e 14 di novembre presso Bellusco, provincia di Monza Brianza. Quella sarà la prima fiera, prima mostra in cui sarò presente. Dopodiché sarò presente alla mostra di Bergamo, che ad oggi ancora non c'è l'ufficialità delle date, però il 99,9% si terrà nel weekend del 27 e 28 di novembre. Questa si terrà quest'anno, se non ricordo male, mi hanno già anticipato che non si svolgerà a Chiuduno, ma si svolgerà a Comunnuovo, sempre in provincia di Bergamo. Queste sono le due date in cui io appunto sarò presente alla mostra, in cui mi farebbe tanto piacere se venite a vedermi, a trovarmi, a vedere i miei cadaveri in mostra, che tra l'altro, come potete vedere, sono in preparazione. Adesso vi faccio una piccola anteprima, una piccola carrellata, così potete anche vedere. Quest'anno dovrei presentarmi con uno stam di bianchi recessivi e uno stam di gialli brinati e poi dovrei presentare uno, due e tre soggetti singoli gialli intensi, sia nella mostra di Bellusco sia in quella di Bergamo. Ve li faccio vedere così in anteprima. Vi dico ancora grazie, grazie, grazie mille, più di dirvi grazie non so come fare. E niente, ciao ragazzi, piccola anticipazione mostra. Allora, qui abbiamo le tutte presunte femmine, ci sono dentro tre femmine brinate, due scusate, due femmine brinate, due intense e una bianco recessivo. Poi andiamo qua,
e qui abbiamo i maschi. Al momento abbiamo separato i maschi. E allora abbiamo, qua abbiamo un maschio bianco recessivo. Qua abbiamo il secondo. Qua abbiamo il terzo. Qua abbiamo un maschio giallo brinato, il secondo maschio giallo brinato e qui abbiamo il maschio giallo intenso. Ho cercato di dividerli in modo da tenere separati i maschi dalle femmine, in modo che magari non ci fossero dei litigi che potessero magari compromettere il piumaggio, rovinarsi. Quindi questi sono. In quest'angolo qua abbiamo messo i soggetti maschi e qua sotto abbiamo le femmine. Questi sono i soggetti che sono in preparazione, sono separati per appunto la preparazione mostre. Ciao ragazzi, ci vediamo presto, un bacione, un saluto a tutti.